Aeroporti di Puglia, infrastruttura di gestione a maggioranza regionale, vuole rilanciare il trasporto aereo pugliese. Anche solo la conformazione territoriale fa presagire un'area ricca e variegata, che ha bisogno appunto di una rete efficiente per il trasporto aereo. La ripresa della stagione estiva post-pandemia mostra già alcuni traguardi e i progetti futuri non tarderanno ad arrivare e a farsi strada. Avionews ha intervistato Marco Catamerò e Antonio Maria Vasile, rispettivamente direttore generale e presidente di Aeroporti di Puglia. Chi è Vasile? Vasile è un imprenditore che ha contribuito alla crescita del turismo in Puglia, sia come sistema famiglia, impegnato nell'ambito delle costruzioni, dello sport, della produzione in generale, è innamorato della propria terra, è una di quelle persone che è tornata a dare una mano quando è stato chiamato dalla politica a farlo. Ci parli di questa realtà territoriale. Intanto c'è da dire che Aeroporti di Puglia è la prima rete aeroportuale, anzi in realtà l'unica rete per ora aeroportuale d'Italia. È stato un esperimento importante, è stata una grande intuizione sia della nostra authority che l'ENAC, sia dei manager che ci hanno preceduto. Noi abbiamo un azionista che è la Regione Puglia, in maggioranza, la quasi totalità delle azioni, che ha deciso di fare un piano industriale e strategico di lunga portata. Parlando di terzo aeroporto, quello di Bari, quali prerogative ha? Bari è il polo industriale della Puglia, questo è indiscutibile. Il ruolo di Bari è un ruolo da sempre importante. Su Bari il nostro piano è il raddoppio dell'aerostazione. Bari ha realizzato un allungamento della pista da 3.300 metri in 8 giorni, è stato qualcosa di straordinario, qualcosa da studiare, che non era nella capacità solo delle imprese esecutrici, ma era frutto di una organizzazione maniacale alla quale ci siamo dedicati in tutti i suoi ruoli. In questa società che ha una lunga tradizione, anche la Puglia ha una lunga tradizione nel campo dell'aeronautica, siamo una delle regioni che ha una presenza delle forze armate in maniera straordinaria e quindi c'era già una competenza. Il fatto di poter interagire ogni giorno, guardi, quotidianamente, io ho un WhatsApp costantemente aperto rispetto a suggerimenti, perché vede, l'intuizione non è mai in forma collettiva. Il ruolo di Bari, al di là del ruolo della potente aerostazione collegata ad un sistema industriale fortissimo, il fatto che siamo ben collegati con la Germania, al di là del fatto che i tedeschi amano la Puglia, è perché le loro realtà industriali qui sono molto forti. Non le cito, ma sono le più note, soprattutto in campo automotive, ma da poco anche nell'ambito della farmaceutica. Quali sono le novità per quanto riguarda il network delle tre infrastrutture per la Summer 2022? Noi registriamo questo straordinario tasso di crescita sin da ottobre, quindi la destagionalizzazione si è compiuta e devo dire si è compiuta perché il nostro sistema, quello che le raccontavo prima, quindi promozione e sviluppo economico, lavora ogni giorno su questo. Le rotte vengono stabilite in base alla necessità, allo studio approfondito dei mercati. Il sistema Puglia ha messo in piedi un sistema che ha verificato l'età media, permanenza media degli alloggiati. È un sistema fatto dal pubblico, regolamentato a seconda delle norme della privacy, il quale ogni anno tiriamo fuori l'elenco dei paesi sui quali investire. L'Europa la copriamo tutta ad esclusione della Federazione Russa. Abbiamo cominciato a fare i voli con gli Emirati Arabi. Stiamo guardando al Nord Africa, in realtà anche al Sud Africa. Riapriremo prestissimo il dossier con la Cina, dal quale eravamo a un passo, ma la pandemia ci ha fermato, e Nord America. Tra qualche giorno scopriremo le carte sul Nord America, che non è soltanto il Canada. Direttore, cosa significa ricoprire questo ruolo per aeroporti come quelli pugliesi? Beh, sicuramente è più complesso fare il direttore generale per quattro aeroporti e non un unico scalo. Non fosse altro perché la Puglia è molto lunga, c'è l'aeroporto di Foggia sul Gargano, c'è l'aeroporto di Bari, che è sicuramente l'aeroporto più importante, poi c'è l'aeroporto di Brindisi, che sta crescendo tantissimo, e l'aeroporto di Grottaglie, che invece ha una destinazione particolare ed è destinato come unico spazio aeroporto, quindi un mondo a parte. Non fosse altro per l'aspetto proprio della quantità, sono quattro sedimi diversi, circa di 200 ettari cada uno, e quindi parliamo di superfici da gestire, di quattro terminal, di quattro infrastrutture e quattro organici dedicati per i quattro scali. Che progetti ci sono nell'immediato futuro per Aeroporti di Puglia?
ma noi siamo in linea con quanto previsto dal nostro piano strategico, il nostro piano industriale, e siamo in linea anche con quanto è previsto nei piani di sviluppo aeroportuale. Noi abbiamo una mission importantissima, gli aeroporti sono un'eccellenza sul territorio. Affinché siano definiti tali, deve funzionare tutto. Esiste una parte che è quella che il passeggero vede meno, che può apparire meno importante, meno nobile, ma che dal punto di vista della safety sicuramente la parte più importante è quella che noi definiamo l'area di movimento, cioè la sommatoria delle aree dedicate ai piazzali e delle aree di manovra che sarebbero pista e raccordi. È una zona molto importante dove l'infrastruttura lì deve lavorare, deve essere efficiente, perché gli aeromobili devono poter operare nella massima sicurezza. Poi abbiamo i terminal sono un cantiere continuo. Per chi opera in ambito aeroportuale si sa, l'aeroporto è un cantiere in continua evoluzione, dinamico. Tutto questo deve essere fatto in tempi stabiliti, secondo delle regole stabilite, nel rispetto di quello che è la normativa sui lavori pubblici, nel rispetto delle approvazioni, dei regolamenti dell'ENAC, e quindi diciamo deve essere fatto però mantenendo la operatività di uno scalo. È come se dovessimo aggiustare oggi una scuola e a fianco i bambini devono poter continuare a fare lezioni. I numeri sono importanti, i nostri aeroporti, soprattutto quello di Bari e di Brindisi, sono caratterizzati da un periodo che va da maggio fino a ottobre, in cui abbiamo un coefficiente angolare molto importante sia nel numero di passeggeri sia nel numero di movimenti. Mai come quest'anno stiamo raggiungendo il record dei record. Dal mese di aprile-maggio abbiamo delle percentuali superiori rispetto a quelle dello stesso periodo del 2019. Possiamo dire oggi che abbiamo dei numeri che vanno intorno sia per Bari che per Brindisi a un più 20% rispetto agli stessi mesi del 2019.